giornata di auguri di Natale, parlo a nome di tutti i nostri ospiti, anche a nome del personale. E quest'anno siamo un po' usciti dagli schemi del festeggiare senza pensieri, ma siamo diventati un po' più profondi con il tempo. E il tema di quest'anno, del nostro Natale, è Natale ad occhi aperti, perché è vero che gli ospiti del centro stanno protetti in una struttura dove si fanno tante attività, si gioca, ci si diverte, ma i nostri occhi sono aperti sul mondo e su quello che accade intorno a noi. Noi abbiamo un momento particolare, dopo pranzo, dove i nostri ospiti si siedono nella poltrona relax e fanno un riposino. Poi si accende la televisione e parte la prova del cuoco. Poi, dopo la prova del cuoco, c'è il telegiornale. E purtroppo il telegiornale è ricco di notizie non belle. La prima è quella della guerra, ma quella che ha colpito di più tutti i nostri ospiti è quella che sentiamo ripetutamente, proprio quella sulla violenza sulle donne, le notizie dei femminicidi continui. Quindi non siamo stati indifferenti a questo argomento, l'abbiamo elaborato, ne abbiamo parlato di tutte le donne famose che ci sono state in Italia e non, dai Pazzi, dalla Gentileschi, al Damerini, chi ha subito violenze o comunque degli stereotipi. E poi qualcuno di loro ha anche elaborato dei pensieri. Abbiamo dedicato l'albero proprio a tutte queste donne che non ci sono più, che comunque subiscono delle violenze. I cuori li hanno realizzati il nostro Signore, sono fatti di stoffa e di cartoncino e rappresentano l'amore che ci deve essere in qualsiasi relazione, non solo uomo e donna, in tutte le relazioni umane. Gli angeli invece di casa, con il pizzo, sono, rappresentano tutte le donne che hanno preso il volo per colpa di qualcuno e noi le abbiamo messe lì su quell'albero. Poi chiediamo all'amministrazione comunale di accendere quest'albero, di accendere una luce che è la luce del centro di Urno verso questi terribili eventi. E come dicevo, alcuni ospiti hanno elaborato dei pensieri personali a casa, perché purtroppo a volte mi chiamano maestra e io do anche compiti a casa e loro scrivono, mi dicono ho fatto bene, ho fatto male, un po' quando mi vedono si preoccupano, dice quella che ci avrà in mente oggi, però il mio lavoro io lo faccio così. Uno dei pensieri che leggeremo oggi è stato scritto dal signor Amadio Elio, che adesso leggerà per voi. Un applauso per... Aprite le orecchie perché lì c'è l'eco e la voce di Elio. Natale 2023, eccoci nel ventesimo secolo, ma se accendiamo il televisore le notizie che ascoltiamo quotidianamente sono rivolte verso la guerra e i maltrattamenti che a volte terminano in genocidio. La cosa più assurda è che tutto questo solitamente accade all'interno delle mura domestiche, il posto dove ognuno di noi dovrebbe sentirsi sicuro. Purtroppo la vittima solitamente è una donna che non si sa perché l'uomo la ritiene una sua proprietà, non una compagna, moglie e morte, con cui costruire il futuro insieme. Le istituzioni insieme alle famiglie dovrebbero collaborare affinché le prossime generazioni siano educate nel rispetto dell'altro, e non mi riferisco solo alla sua violenza sulle donne, ma a tutte le forme di discriminazione che comunque preferiscono. Concludendo, vorrei ricordare le parole di mia madre che mi diceva: non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Questo potrebbe essere un punto di partenza. Benissimo, perché lui poi si rifugia nel suo studio, scrive e poi riporta i suoi pensieri e non vengono mai corretti, perché veramente Elio è un uomo ricco di poesia, pieno di poesia, e mi piace insomma condividerla anche con voi.
E noi ci siamo detti proprio sull'ultima frase che ha detto Elio, non fare agli altri quello che non vorrei che venisse fatto a te, sarebbe forse il monito che dovrebbero fare tutte le mamme che vestono i propri bambini, li portano all'asilo, dall'asilo alle elementari, e lo dicono ai propri figli quando guardano la porta della scuola, perché non c'è una violenza solo di genere, c'è una violenza un po' comune che sta un po' rilagando in tutti gli ambiti, quindi parte le istituzioni, ma parte da ognuno di noi l'educazione verso l'altro, il rispetto dei più fragili in generale. Ovviamente non ci siamo fermati qui, anche il nostro veterano Luca Deinello, che ormai fa parte dell'arredamento del centro, come me la dottoressa Epifani, Nello è l'arredamento in questo centro, c'è, lui c'è e noi siamo contenti che ci sia. E anche Nello ha fatto la sua riflessione e lui è rimasto molto colpito dall'ultimo evento di cronaca di Giulia, quello che è successo in Veneto, e ha scritto i suoi pensieri che adesso condividerà con voi. Dio ha creato la donna a sua immagine e somiglianza. L'uomo non può tenerla sottomessa come se sia cosa propria, la deve rispettare. Spesso si sente dire che il marito accanito dalla rabbia uccide la moglie senza pensare e senza ragionare. Il caso della povera Giulia è innamorata del ragazzo, come tutte le sere escono e vanno al ristorante, finita la cena riprendono la macchina e si avviano verso la montagna. Il ragazzo, dopo una lunga chiacchierata, prende il coltello e la colpisce Giulia. Lei grida e nessuno la sente, la butta nel burrone e la copre con un telo. Il femminicidio è un gesto orribile che fa rabbrividire. Come si combatte il femminicidio? Nelle scuole, nelle chiese? Ecco, questo è la parte. Telegiornale che loro vedono al telegiornale, non è, anche lì è tutta farina del suo sacco, insomma, il telegiornale lo vediamo e lo contestualizziamo al momento in cui lo stiamo guardando. E poi ogni tanto andiamo anche sui social, cioè che noi adesso abbiamo degli ospiti digitali, diciamo così, vero Gabriele? Che ogni tanto cacciano il cellulare e dicono: oh, cercalo su Google, non posso neanche più fare gli esercizi di stimolazione cognitiva perché loro la risposta la trovano su Google, perché dice: aspetta, non lo so, e glielo chiediamo a Google. Sono diventati tecnologici, anche col telefonino, e quindi anche nei social abbiamo trovato una frase che ci ha colpito, l'abbiamo letta, elaborata insieme, e abbiamo cercato di leggerne un pezzettino, ognuno di loro ne leggerà un pezzettino, abbiate pazienza perché magari si emozionano, non tutti sono abituati a scrivere, a leggere, a recitare, quindi noi sperimentiamo sempre un po'. E non userò il microfono perché è un po' più complessa la cosa, e poi quando abbiamo finito accendiamo il nostro albero, magari dopo l'applauso, sicuramente meritato. Il corpo umano è in grado di sopportare solo 45 unità di dolore. Al momento del parto una donna ne sopporta 57 unità di dolore. Non siamo stati tanto leggeri quest'anno, però non potevamo farne a meno. Che dite? È una cosa un po' che dobbiamo sentire. Non siamo qua in una casa, noi ci siamo
soffriamo anche noi insieme a quelli che soffrono, perché queste cose non ci devono appartenere. E adesso arriva il momento importante dove dobbiamo accenderlo questo albero, dare una luce, che è la luce del centro diurno. E invito l'assessore Sanguigni all'accensione. C'è una mega pronuncia. Partiamo? Ma dov'è Giselle che ci dà l'alcol? Eccomi, eccomi. Ecco. Uno, due, tre. Tu scendi dalle stelle. Un forte ringraziamento va ai familiari, perché i familiari hanno creato in questo centro una vera famiglia. Hanno realizzato un gruppo tutto loro, dunque dal centro diurno sono nati altri percorsi, sono nati percorsi di amicizia, percorsi sociali. Sono contenta che si incontrano oltre il centro diurno e che hanno imparato a vedere la malattia attraverso altri occhi e altri percorsi. Dunque un grande applauso lo voglio per i familiari. Poi qui oggi sono presenti anche persone che fanno parte di altri circuiti. Abbiamo Arnaldo, abbiamo Liberata, che fanno parte di altri progetti. Abbiamo Elena, loro vengono da un percorso di formazione che si chiama invecchiamento attivo. Cioè prima di arrivare al centro diurno esiste un altro percorso dove noi ci iniziamo ad allenare per invecchiare meglio. È bella questa rete che si è creata perché ha tante ramificazioni e da queste ramificazioni stanno nascendo degli alberi molto belli. Un forte applauso all'amministrazione comunale nella figura dell'assessore di Marina Pignotti, che sono sempre presenti tra noi. E tutto questo è possibile perché il Comune di San Benedetto ha tanto voluto questo centro. Siamo partiti nel 2007, oggi siamo nel 2024, abbiamo il centro pieno, adesso ne dobbiamo realizzare un altro per riempire la lista d'attesa. Abbiamo tanti progetti e dunque speriamo di realizzarli tutti. Facciamo anche un grande applauso all'assessore che è diventato padre. Comunque, è sempre...
significa molto esserci. E Andrea c'è sempre stato. Dunque un grande applauso. Voglio fare al signore Granichiero Mario. Voi direte, chi è questo signore? È un signore che si occupa anche di regia e che accompagnerà la nostra storia. Adesso non vi posso svelare tutto quello che è nella mia mente, però sarà il protagonista cinematografico di questo Cerchio Notturno. Dunque un grande applauso anche a Mario. Ci spostiamo tutti verso il buffet, perché anche il buffet è una cosa molto bella delle feste. Tanti auguri e buon Natale a tutti. Quel messaggio che avete lanciato sulla violenza delle donne è un problema grande e quindi avete fatto bene ad affrontarlo. C'è un però, la donna ha partorito Dio, quindi questo è il messaggio più grande che ci ha lanciato la donna, quindi già solo per quello dovremmo rispettarla e amarla, ma non perché è qualcosa di diverso dall'uomo, ma probabilmente già da tanto tempo fa qualcuno sapeva che probabilmente oggi sarebbe successo e sarebbe andato su tutti i giornali questo messaggio, e però noi dovremmo mandare un messaggio positivo a tutte le persone, a tutti gli uomini che oggi fanno della violenza che non è solo fisica, avete proprio ragione, ma è soprattutto e spesso psicologica. E quello che dovremmo fare, e poi mi dirò che questo centro lo fa, è lanciare sempre dei messaggi di gentilezza, appunto dare per primo il buon esempio, fare agli altri quello, non fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi. E avete lanciato dei messaggi bellissimi che praticamente sono il senso del Natale. Se non ci fosse stata una donna, oggi non staremmo qui a festeggiare, a accendere l'albero e fare la recita. Quindi l'augurio che vi faccio è di ascoltare sì le cose negative, ma soprattutto dare sempre il buon esempio, e questo centro lo fa da sempre. Quindi io vi ringrazio tutti gli operatori, tutti i familiari e soprattutto voi ospiti, che vedo che siete una bella e grande famiglia e potete dare tanto esempio anche fuori da qui. Quindi continuiamo a farlo e questo è il motore che ci manderà. Il progetto di Natale del Centro Diurno Il Giardino dei Tigli 2023 si intitola Natale ad occhi aperti, perché anche all'interno del centro diurno gli occhi sono aperti verso il mondo, soprattutto verso le ultime notizie che scorrono al telegiornale, quelle in riferimento alle violenze sulle donne. Abbiamo voluto dedicare il nostro albero di Natale proprio alle donne vittime di violenza. I nostri ospiti si sono cimentati nel realizzare gli addobbi, dei cuori di stoffa e di cartone che rappresentano le relazioni che devono essere basate sull'amore, e gli angeli che rappresentano le donne che hanno subito violenza e non ci sono più. Inoltre alcuni di loro hanno elaborato dei pensieri in riferimento a quello che sta accadendo quotidianamente e li hanno poi narrati attraverso la loro elaborazione e attraverso le loro parole. Abbiamo condiviso anche delle frasi che abbiamo trovato sui social, perché la violenza non è solo violenza fisica, ma è anche violenza verbale. Mai dire a una donna tu stai zitta perché sei donna. Per noi questo è fondamentale e soprattutto volevamo far sentire la loro voce, la voce dei nostri ospiti, al resto del mondo, perché non siamo chiusi in una scatola dove se c'è una piccola demenza non si è più esseri umani, siamo esseri umani pieni di emozioni e soprattutto vivi, per dire che queste violenze non devono esistere più. Il centro diurno Il Giardino dei Tigli è una realtà che nasce sul territorio di San Benedetto del Tronto, è una struttura del comune in appalto dalla cooperativa Nomeni, ospita anziani fragili con iniziale decadimento cognitivo. I percorsi riabilitativi e di cura riguardano molto progetti che hanno alla base la stimolazione cognitiva,
le varie forme di memoria, la stimolazione motoria, la riabilitazione ludica, ricreativa, artistica, sociale e teatrale. All'interno di questi percorsi di cura si sono attivati percorsi di formazione a favore dei caregiver, che accompagnano i familiari nel percorso di sostegno e cura nella malattia. Quest'anno sono stati strutturati in collaborazione con l'associazione Alzheimer Iris insieme a me sul territorio dei percorsi di ginnastica motoria rivolti ai familiari. E per il 2024 prevediamo altri progetti sociali che hanno come integrazione l'ospite e il sostegno al caregiver. Il centro diurno Giardino dei Tigli augura a tutti buone feste.